Teramo, città aperta al mondo. Ed è stato il mondo a sfilare lungo le vie del centro cittadino, aprendo ufficialmente la 47esima Interamnia World Cup. Un corteo gioioso di giovanissimi atleti che si è mosso da Viale Mazzini lungo il Corso San Giorgio per arrivare alla gremitissima Piazza Martiri, dove 4.000 persone li hanno attesi per festeggiarli. La sfilata, ormai tradizionale per Teramo, è stata preceduta da un gruppo di moto d'epoca, dalla banda di Campli e dalla stupefacente esibizione acrobatica dei trampolieri e acrobati della Compagnia dei Folli. Sul palco di Piazza Martiri a rappresentare la città, il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, che ha speso parole di elogio per la manifestazione internazionale. Anche in questa 47esima edizione la Coppa Interamnia rimane fedele alla sua originaria intuizione, che aveva fatto della manifestazione un crogiolo di incontri e confronti. L'accoglienza ne è stata cifra costante e così la differenza è diventata ricchezza, la conoscenza si è espressa in opportunità, l'appartenenza ha significato apertura. Ecco perché Teramo è città aperta al mondo. Sono 122 le squadre che partecipano al torneo teramano, provenienti da 32 nazioni. La maggior parte degli atleti alloggia nelle scuole della città con ottimo spirito di adattamento. Si giocano partite su vari campi e le finali sono previste a fine settimana. L'organizzazione sembra funzionare bene, merito anche dell'impegno del presidente dell'Interamnia World Cup, Pierluigi Montauti. Il numero è sempre quello, però devo dire che quest'anno c'è un livello tecnico più elevato. Ci sono dei club forti che giocano nelle massime serie delle loro nazioni e c'è un ritorno di parecchie nazioni che non venivano a Teramo da diverso tempo. I polacchi sono i più numerosi, insieme ai danesi e agli italiani che sono tornati a frequentare e a partecipare alla Coppa. Teramo è dunque in festa, i commercianti sono fiduciosi, i cittadini escono volentieri la sera per mischiarsi agli atleti di tutto il mondo, in centro si respira allegria, insomma, viva la Coppa Interamnia!